Nato da una nobile famiglia romana, Anastasio fu pontefice per soli 2 anni, ma fu capace di svolgere un ruolo decisivo nella difesa dell'ortodossia, guadagnandosi l'ammirazione del contemporaneo San Girolamo, che ne scrisse un elogio per esaltarne la santità e la ricchezza nella povertà. Tra le sue prime azioni in campo dottrinale va ricordata la lotta al donatismo, un'eresia che stava lacerando le province settentrionali dell'Africa e che legava la validità dei sacramenti alla dignità dei ministri. Anastasio condannò pubblicamente e formalmente il donatismo, ratificando le decisioni prese nel 400 dal primo concilio di Toledo. La saggezza del pontefice fu inoltre determinante nel risolvere la crisi provocata dall'influente teologo alessandrino Origene. Anastasio, constatando l'inconciliabilità di quel pensiero con la dottrina cattolica, condannò le proposizioni blasfematorie che gli erano state presentate. Anastasio morì il 19 dicembre 401.